Buongiorno, aspetta che non ti si vede niente, accendi un po' di luce lì. Ecco. Buongiorno dal parcheggio del ristorante Talamar, dove abbiamo mangiato benissimo un polipo ieri sera che ci ha veramente estasiato. Adesso mangiamo e adesso facciamo colazione e poi si riparte. Adesso vi faccio vedere una roba spettacolare. Mamma mia, che spettacolo! Che nottata tranquilla. Bene, qui questa notte abbiamo dormito benissimo, riparati dal vento. Ieri sera abbiamo mangiato benissimo, l'ho già detto. Però, posto spettacolare, consigliatissimo. Allora, verso Dakhla dobbiamo rimpinguare un po' la Cambusa e poi dobbiamo pensare come cazzeggiare. Adesso finito, purtroppo svanito l'obiettivo finale del Senegal, viene fuori la parte bella del viaggio, quella di cazzeggiare tutto il giorno e cercare dove fermarci la notte e stare fermi sul mare. Proprio cammello suicida, poi a te e tutti i camellini. Tanti, questi sono qui stanziali. Stanziali, lo si butta in mezzo. Qui c'è un cagnetto, ecco l'altro cagnetto. L'altro cagnetto. Bene. Oggi un brindisi a una giornata di svacco totale sulla baia di Dakhla. Pronti per il brindisi? Pronti? Arrivo, eccomi qua. Salute. Salute. Con le mie gambe giocano a nascondino. Dai, dunque. Guarda lì. Un altro buongiorno. Che meraviglia. Che dormita. Riusciamo a dormire quasi 10 ore a notte. Fuori ci sono 15 gradi e dentro 21. C'è un cagnino qua. Buongiorno cagnino. Buongiorno gente. Pulizia dei vetri. Facevano veramente schifo. Dunque, giusto per far vedere l'alta tecnologia di Gabriele per livellare il van. E te cosa vuoi, cagnino? A livello perfetto. Eccoli qua, arrivano. Due bestie. Dai, che mi fai i buchi? Mi ha fatto un buco nei calzoni. Patata. Bene, buongiorno a tutti. Ci muoviamo dal nostro posto quasi preferito. Adesso andiamo a cercare un'altra spiaggetta vicino a Porto Rico. Non quello delle Canarie, beh, ovviamente. Dovrebbe essere una bella spiaggia. Adesso vediamo con la situazione vento come sarà, però vedremo. Poi ci sentiamo. Sembra molto chiuso però. Discesa verso il camp de pêcheur. Forse perché dipende se riusciamo ad arrivarci. Per ora la strada è ottima. Il posto è bello. Vedo là dei camperotti. Marzo. Paraguay.
spiaggia libera. Beh, il posto mi sembra fantastico. Fantastico, 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 fantastico. Che meraviglia. Funziona ancora un po', eh? Ah, ma mi alzo adesso, dai. Ti alzo ancora? Ci siamo piazzati in questa baia. Aspetta che apro la zanzariera un po'. Voilà. Che meraviglia. E quindi perché andare via da qui oggi? Qui dormiremo sicuramente. Va, spaghetti alla matriciana, lo chef, saluta, ecco. Ciao. E questa è la vista della camera da pranzo. Pronti per il brindisi? Vista mare? Voilà. Ecco, dopo gli spaghetti alla matriciana, oggi va così: banana, semi, uvette, annegate, miele annegate nel rum. Giornatona oggi. Boia. Buono il dolce. Buongiorno a tutti, oggi c'è scappata l'alba, abbiamo dormito e adesso vediamo, porca puttana, vediamo com'è fuori, ci sono 12 gradi fuori. Beh, non male qua, dalla baia dei pescatori, di Dakhla. Chiudi, dice qua, dice chiudi perché fa freddo, sì, 12 gradi non sono tanti, però che spettacolo. Eh sì, stanotte è fatto proprio freddo fuori, guardate qua sto vetro. Vediamo un attimo questa colazione all'alba che sono le 9, all'alba. Il sole è venuto su adesso, fate vedere. Così, in pieno sole. In pieno sole.
Che si vedono tutte le rughe. Si vedono tutte le rughe. Va bene, là c'è la camera da letto sullo sfondo. Buono. La dormita fantastica, un silenzio incredibile. Che meraviglia, ragazzi, che meraviglia. Tutto è anche lei, eh. Allora, buongiorno, l'ho già detto. Adesso lasciamo la baia dei pescatori e andiamo a vedere com'è la baia di Porto Rico. È vicino, quindi. Poi vediamo quella che ci piace di più, o torniamo qui o rimaniamo lì. Cosa vuoi di più dalla vita? Non dirlo! Non dirlo! Bene, questa sembra la baia di Porto Rico, che non è per niente, è tanta roba, come dice Simone, tanta tanta roba. Se vediamo giù in fondo cosa c'è. Poi qua non lascia molte possibilità. Quello che vedete è un avamposto della Marina Militare, e così ci ha detto il militare. Qui possiamo stare tutta la giornata senza problemi, ma non stare qui la notte. Quindi mi sa che torneremo dove eravamo prima. Il posto è super, veramente una roba fuori di testa. Ecco, questa torre qui è il segno del Tropico del Cancro. Qui passa il Tropico del Cancro. Passa, cioè. C'è sabbia e ghiaia e pendenza. Pronti? Andiamo? Io mi tengo. Dunque, qua mi sembra che i nostri vicini abbiano qualche problema. Una bella piantata, adesso vediamo come ne vengono fuori, forse con la cinghia. Ce la fa, dai, drizza con le ruote per la seconda prova. Non hanno una piastra, non hanno un badile, neanche una paletta da il secchiello del mare, niente proprio, tutto a mano. Dai, ecco, secondo tentativo, adesso spianano, no, niente, che cazzo fa? Niente, lo lasciano lì. Ce l'ha fatta, incredibile ma vero, ce l'ha fatta, mamma mia, no, va bene, bravi.
Buma de me baila la o fatalico. Buma de me baila gal fatalico. Buma de me baila la fatalico. Buma de me, buma de me. Diana Trona, che non la racconti. Sta nascendo l'alba, forse sta nascendo il sole. Vabbè, oggi si parte verso nord. Dov'è che andiamo oggi? Bonjour. Bonjour. No, bonjour, bonjour. Bonjour. E va bene, dai, va sempre bene. Non è importante. Saluta! Scusa. Okay, un po' d'additivo. Saluta! La gente, guardate un po' che orizzonte a 360 gradi. E qua un gregge di pecore enorme, con tutti gli agnellini e il suo pastorino. Ah, volete l'acqua? Il borboccione? Dai, deciditi. Sì, passa. Questi cosa fanno? Litigano? Sì. Ecco, sempre il posto da litigare questo. Attento. Eccoli. Vedi chi passa. Eccoci arrivati alla nostra meta per questa sera pomeridiana a Beauséjour. Il paese non è granché. È zitta. Dicevo, mi interrompe sempre questa qui. Niente, siamo arrivati alla nostra destinazione per la serata. Adesso cercheremo il campeggio. Dovremo anche cercare qualcosa per ricaricare la SIM telefonica. Ecco qua il nostro campeggio. Campeggio che mi ricordo un sacco il campeggio di Tamaraset nel secondo anno, quando ci fermammo due giorni a fare manutenzione al Land Rover. Sembra che ci sia anche un mucchio di gente qua. Che bello, che bellino questo mare.